Ciao a tutti. Allora, questo è un video di quelli che non vorrei fare perché, boh, non so, mi costerà per forza, perché mi farò dei nemici, perché creerò magari una diaspora, qualcuno, no, deciderà di andarsene, non voler mai più vedere la mia faccia. Perché? Perché voglio parlare di un argomento che così a primo impatto può sembrare fortemente giudicante. E quindi bisogna avere la capacità di andare oltre questo primo impatto, e non è così diffusa, soprattutto se chi viene chiamato in causa si sente appunto chiamato in causa. Allora, vediamo di cosa sto parlando. Sono stato da Amma, è stato lunedì a Milano, a Busto Arsizio. È stato un momento importante, è stato un momento emozionante, è stata un'esperienza che conferma, voglio dire, la profonda sensazione di connessione che in qualche modo sento con quella donna, che non è soltanto una donna, ma è molto di più, ma insomma il suo corpo è quello di una donna. È una grande madre e, come dire, la sensazione che ha dato a me, ma alle persone che insomma erano lì con me, è stata sicuramente di un coinvolgimento profondo, profondo. La sua sola presenza è in grado di trasmettere, come dire, quell'abbraccio che lei dà alle persone. Arriva prima, arriva attraverso la sua sola essenza. Ok, tra l'altro ero lì con la mia fidanzata e abbiamo ricevuto una benedizione di coppia. È stato emozionante, è stato bello e insomma tutto questo non ha prezzo, quindi esperienza positivissima, ma d'altronde io ho dei miei trascorsi con lei perché ho avuto l'onore e la fortuna di conoscerla in India, già diversi anni fa, e visitai il suo ashram, e insomma l'ho già raccontato in un altro video, per ragioni che insomma sono difficili da comprendere, però lei si accorse di me in mezzo a questa folla, cosa che non è assolutamente accaduto questa volta. Questa volta sono stato uno dei tanti che lei ha abbracciato, punto. Invece in quell'occasione ci fu una specie di dedicarmi una particolare attenzione, cioè un movimento particolare. Si fermò innanzi a me, davanti a una massa oceanica, salutandomi, ma davvero, cioè, lo fece specificamente con me, una cosa molto particolare. In quel momento della mia vita io avevo proprio bisogno di quello, quindi lei ebbe un ruolo importante e in questo momento della mia vita io mi sono veramente sentito di tornare da lei. Per me è stata una cosa del tipo proprio: sono tornato da te, mamma. Questa è stata la sensazione interna e sono le parole che in qualche modo sono sgorgate fuori quasi automaticamente quando ho ricevuto l'abbraccio. Quindi, bellissima esperienza. E non è certo questo il problema di questo video, no? Chiaramente le cose che ho detto per adesso sono assolutamente condivisibili. Se a qualcuno non interessa questa persona, pazienza, ma non c'è niente di giudicante in quello che ho detto. Però sarei un ipocrita se mi fermassi qui. C'è una cosa che io mi sento di dire, perché magari a una persona può arrivare il messaggio, anche se a 10 sicuramente no, ma a una magari sì. E cioè, ragazzi, ragazzi, che campionario umano che era presente in quel posto. Cioè, cerchiamo di capirci. Io ovunque vada, ho un certo sguardo, no? Io studio l'essere umano, cioè per me, intendere il più possibile la struttura degli individui che mi si pongono innanzi è quasi un automatismo. Ok? Poi tengo per me le mie considerazioni, mica posso passare le giornate a dire alla gente: guarda che tu, guarda che tu, guarda che tu. Anche perché se c'è una cosa che noi dovremmo fare tutto il giorno è girare il ditino verso di noi e dire: guarda che tu. Quindi io guardo me stesso tutto il giorno il più possibile, sono molto in auto-osservazione, però gli altri li vedo, è ovvio, no? Cioè l'osservazione è impossibile che non ci sia, e meno male che c'è. Allora, che succede? Che
non è giudizio e osservazione, sono due cose diverse, spesso vengono confuse, spesso si dice che quando tu stai osservando qualcuno lo stai giudicando, problema vostro, perché se in questo modo create degli alibi per non osservare gli altri, perché volete sentirvi buoni, non giudicanti, in verità non osservando gli altri non avete la possibilità di godere dello specchio che essi offrono attraverso la loro presenza e le loro modalità. Quindi io vi consiglio di osservarli continuamente gli altri, con un'ottica ovviamente di colui che vuole imparare a conoscere le dinamiche umane. Cosa ho visto in quel posto? Una cosa su tutte, siamo italiani, non siamo indiani. E allora, anche se Amma arriva in Italia per venirci a portare l'abbraccio, è un'indiana che viene a portare un abbraccio agli italiani. Quindi non serve, è inutile che vi camuffiate da indiani, non lo siete. Io ho visto una quantità indescrivibile di come dire, accessori, da veli tipo gonne sopra i pantaloni, piuttosto che quel tipo di abbigliamento che io mi auguro queste persone non sfoggino quotidianamente, perché voglio dire, nella vita esiste anche quello che è, poi tutto sommato, no? Capacità di avere un certo look, un minimo di buon gusto anche nell'abbigliamento, fa parte dello stare al mondo anche sapersi vestire, abbinare i colori. È chiaro che è squisitamente soggettivo, non sto dicendo seguite le mode, sto dicendo abbiate un vostro stile, ognuno di noi dovrebbe avere il proprio stile, però cercate anche di capire che se siete vestiti come degli indiani, e non gli indiani d'America, grazie a Dio le piume non le ho viste, ma come degli indiani dell'India, e siamo in Italia, quantomeno c'è qualcosa che non mi torna in questa vostra scelta. C'è la possibilità di vestirsi come si vuole al mondo, ci mancherebbe, ognuno faccia quello che gli pare, ma io lì ho visto un livello altissimo di piaggeria, di tentativo di essere apprezzato. Voi siete indiani, voi dell'organizzazione siete indiani, e anch'io sono un po' indiana come voi. No, non lo sei, non hai assolutamente nulla dell'indiana, dell'indiano, se non i vestiti che ti sei messo addosso e che stonano un po'. Un paio di jeans, una camicia, una t-shirt vanno benissimo per un italiano, ma ripeto, non è che io non voglio creare la classe, non sto dicendo oh, devi comportarti come si devono comportare gli italiani, non è questo l'obiettivo, è l'opposto. Il problema non è che tu, come dire, ti vesti in una maniera diversa rispetto alla massa. Il problema è che ho la detta sensazione, e correggimi se sbaglio, non mi puoi rispondere perché questo video non è diretto a te, o forse tu che stai ascoltando ti senti proprio chiamato in causa e allora forse tu potresti anche rispondere, ho la netta sensazione che tu stia cercando di piacere, che tu stia cercando di entrare in, come dire, in una fase di accettazione, e questo è qualcosa che stona con ciò che si sta facendo in quel posto. Cosa posso aggiungere? Ho visto sguardi molto vacui, tanto vacui. Ho visto veramente, scusate, il cellulare a volte si fa i fatti suoi, questo supporto non è molto stabile. Ho visto veramente sguardi smarriti. C'era un livello di quella spiritualità, quella non della persona veramente incarnata, lucida, presente, sveglia. Non ho visto quel tipo di sguardo bello molto frequentemente, ho visto un sacco di sguardi assenti, di quegli individui che nella spiritualità ci stanno trovando una fuga da questa realtà che non piace, da questa realtà percepita come, come dire, fondamentalmente qualcosa di meno bello rispetto a quel mondo etereo che ci si può in qualche modo aspettare ci sia di là.
E questo anche non va bene, non va bene, perché noi siamo qui incarnati, siamo nati in Italia, in questa epoca storica. Non è un errore. Cioè, la nostra anima non è venuta qui per sbaglio e noi dobbiamo correggere lo sbaglio che essa ha commesso. Ha scelto esattamente, o è stata inviata esattamente in questa fase storica qui, in quest'area geografica del mondo qui, e ha un senso tutto ciò. Quantomeno va vissuto in pace. E c'era un livello di confusione, inquietante addirittura. Stendiste che vendevano cose anche molto carine. E non faccio troppe polemiche sui prezzi altissimi, perché tanto quella è un'organizzazione che poi con i soldi sa cosa farci, quindi va bene pagare anche un po' di più le cose, perché comunque l'organizzazione di Amma poi si muove nel mondo per realizzare attività di aiuto all'umanità che i governi stessi spesso languono nel fare, quindi quell'aspetto non lo contesto. Ho comprato delle cose, ho speso anche molto, ma col sorriso. Il problema era la stendista, e non una, cioè ho avuto questa sensazione con diverse di loro. Assenti, vacue, lì che. No, cioè aspetta, va bene, siamo in un contesto spirituale, ma stai vendendo dei prodotti, c'è una folla che non finisce più, c'è bisogno del tuo lavoro, serve una persona concreta, pratica, sul pezzo, che faccia quello che è chiamata a fare, e non una vaga meditante. Ho visto donne, in questo caso erano donne, quindi forse se avessi visto uomini direi la stessa cosa, ma ho visto donne, con bambini piccoli, orfani, orfani, abbandonati a se stessi, i padri non c'erano, quindi chissà dove erano, no? Non sappiamo, magari erano donne sole, senza un compagno, non lo so, ma quello che so è che ho visto bambini abbandonati a se stessi, che giustamente si rompevano le palle perché secondo te un bambino di pochi anni tu gli dici di stare zitto, in silenzio, non disturbare perché quello che sta accadendo intorno a lui è più importante di lui. Ma quando mai? È un bambino, non c'è niente di più importante di lui. Ti rompe i coglioni 27 volte ancora di più perché deve farsi notare, ma è normale. E queste madri con questo atteggiamento meditativo sulle loro sedie, che facevano i mantra, recitavano i mantra e muovevano le braccia con tutta una ritualità. E scusate se lo dico, ma vostro figlio è più importante di questa cosa che state facendo. O non lo portate, o se lo portate, vi calibrate su di lui. Ma non perché rompe le palle agli altri, il che è anche vero, nel senso che c'erano poi dei bambini che comprensibilmente cercavano di attirare l'attenzione. Ma non quello, non è quello il problema. Il problema è che il bambino non ha la madre vicino perché la madre sta facendo Om, ma ripigliati, ma torna qui, c'è un momento per ogni cosa. Se non hai tutti e sette i chakra allineati, se non hai tutti e sette i chakra ben presenti, se non ci sei davvero, succede questo, che fuggi in una spiritualità che perde il contatto con la nostra realtà, che sarà anche Maya, sarà anche sogno. Ma noi qui stiamo e qui dobbiamo in qualche modo calibrarci e fare in modo che tutto coesista armoniosamente. Un bambino, una bambina hanno bisogno di un genitore, almeno uno, ne servono due, ma almeno uno. Se tu sei lì che stai facendo, come dire, i tuoi vagheggiamenti eterei, non va bene. Allora, evviva la spiritualità, io lavoro nell'ambito spirituale, cioè, come dire. Penso sia ovvio che sia a favore di tutto ciò, ma quando conduco ad esempio le costellazioni ci incontriamo in un posto specifico, a un orario specifico, finalizzato a un'attività specifica, dove
dove non ci sono contrattempi perché le persone presenti sono lì apposta, non possono portarsi figli, sono invitate a spegnere i cellulari, si crea un momento magico, ma in quella stanza siamo seduti in cerchio, ma certo che ci possiamo permettere i nostri voli pindarici, ma certo che chiudiamo gli occhi e facciamo le nostre meditazioni, va tutto benissimo, ma perché non c'è il momento concreto? Non stai vendendo uno stand, non sei con tuo figlio di 2 anni che ha bisogno di attenzioni, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei. Quando vedo tutta questa mancanza di lucidità nelle persone, e la vedo mancare molto spesso proprio negli spiritualisti, l'immagine è un po' mossa perché sto supporto non le vuol sapere, la vedo soprattutto negli spiritualisti, allora dico, cavolo, le persone, quelle concrete, quelle materialiste, hanno dei grossi limiti, perché obiettivamente rimangono lì, bloccati in un elemento veramente limitato, che è quello dell'essere qui, concreti nella materia, no? Il lavoro, le cose pratiche. Sì, ma lo spiritualista dove sta? Cioè, se n'è andato in un altro pianeta, ma noi viviamo qui. Serve l'integrazione. Dobbiamo essere pratici e concreti e spirituali. Io spero che questa cosa possa arrivare, perché vi giuro che lì da Amma ho visto veramente una concentrazione inquietante. Sicuramente ci sono state molte persone che arrivavano da comunità che si sono aperte al mondo per l'occasione, venendo a Busto Arsizio e uscendo dalle loro comunità. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Quindi era un contesto particolarissimo che permetteva, come dire, a persone di tutti i tipi con un interesse in comune, che è fondamentalmente in questo caso la spiritualità e il rapporto con Amma, di ritrovarsi. Allora, io lì in mezzo ci ho visto dei fenomeni umani, cioè, sto parlando di questo aspetto che è quello problematico. Ho visto gente con un livello di presenza, un sorriso vero e una lucidità bellissima. Ho visto gente veramente interessante. A tal proposito, voglio ringraziare un amico che faceva parte dell'organizzazione e che in qualche modo, come dire, ha anche cercato di aiutare. Quindi, se stai vedendo questo video, sai che parlo di te e ti ringrazio, Francesco. E allora, cioè, ho visto persone sveglie, belle, che ci sono, quindi c'era un po' di tutto. Però vi assicuro che la quantità di vacui era imbarazzante, imbarazzante. Allora, perché questo video? Per denunciare un problema. Questo video ha la finalità di denunciare un problema. La spiritualità non deve diventare questo, perché crea ulteriori problemi alla gente. La spiritualità è una presa di coscienza. Siamo molto di più di solo questo. Ed è bene contattarlo, ma non è che schifo questo, che bello quello. No, è un problema. Se vivi la spiritualità in questo modo, ma stai peggio dei non spirituali. Un mio consiglio, non richiesto, ma che mi sento di dare, d'altronde se guardi questi video è perché in qualche modo hai deciso di ascoltare quel che ho da dire, un mio consiglio è rivedi profondamente il tuo rapporto con il qui e ora, perché il qui e ora è l'unico posto in cui esisti ed è molto bene che tu ci ponga attenzione. Dopodiché esiste l'altro, che è anche molto più interessante, eh? Però esiste anche l'altro, ok? Io spero che il messaggio in qualche modo possa arrivare in maniera costruttiva. Se invece sarete infastiditi, lo troverete giudicante, non vi piacerà. Come dicono a Roma, sti cazzi, non sono qui a piacervi, sono qui a darvi qualcosa che potete usare o potete buttare nel cesso. Questo non è un problema mio. Ciao a tutti, un abbraccio.